Ben ritrovati con Decoder, sono due gli argomenti di cui stiamo per occuparci questa sera. Nei primi due passaggi vi parleremo di servizi sociali, mentre invece nel terzo blocco ci occuperemo di Bergamo Scienza. Ma procediamo con ordine, partiamo dai servizi sociali. Ecco i nostri ospiti in studio, da sinistra verso destra. Diamo il benvenuto e salutiamo Francesco Moioli, capogruppo della lista di minoranza per Clusone. Buonasera Moioli. Buonasera a lei e ai telespettatori. Con noi anche Giacomo Pessina della Welfare CGIL, buonasera. E Buonasera. Alessandro Locatelli della Fisascat CISL. Buonasera. Questi i nostri ospiti in studio. In Alta Valle Seriana, in Valle di Scalve, la gestione dei servizi sociali per ora sembra ancora non bene definita e proprio di questo vi vogliamo parlare. Partiamo da Moioli. Come vi sembra la situazione? Ma direi in questo momento estremamente confusa e per certi versi contraddittoria. Si prospetta una rivoluzione e da parte mia nulla in contrario a che si facciano rivoluzioni quando si sa dove andare, con chi andare e perché si va. Mi pare invece al contrario che si intenda lasciare una strada nota e anche ben strutturata, quella di Comunità Montana, per delle scelte che sono, a mio giudizio, in questo momento ancora improvvisate e che hanno bisogno di essere sostanzialmente ripensate. Pessina. Sì, penso che l'aggettivo più corretto sia proprio una situazione confusa, confusa e per certi versi anche paradossale, perché i 24 comuni che costituiscono questo ambito hanno tutti deciso di revocare il compito alla Comunità Montana di ente capofila per i servizi sociali, però non hanno saputo dare una motivazione reale delle ragioni che hanno portato a questa decisione. Adesso ci troviamo nella confusione più totale, non sapremo come i servizi sociali saranno gestiti dal 1 di gennaio. Locatelli, c'è anche il problema occupazionale. Infatti quello che ci preoccupa sono il fatto che fino adesso non c'è stato un chiaro interlocutore e di mezzo ci sono 80, quasi 80 lavoratori che si occupano di questo settore e i relativi utenti, tra disabili, minori e anziani. Allora, ripartiamo da Moioli. Dunque, tentiamo innanzitutto di capire da dove arriviamo, quindi come erano gestiti prima i servizi sociali, o come lo sono ancora tuttora, in Alta Valle Seriana e Valle di Scalve. Per quanto riguarda il welfare, in questi ultimi 10 anni, cosa è stato fatto? Beh, innanzitutto per il telespettatore è bene chiarire che tutto ha origine con la legge 328 del 2002, che trova poi un'altra riforma a livello regionale con la legge 3 del 2008. Sostanzialmente queste leggi hanno definito quelle che sono le politiche sociali di ogni provincia e quindi anche in provincia di Bergamo. All'interno di ogni provincia sono stati ritagliati poi dei confini che si chiamano ambiti. Il nostro ambito corrisponde al numero 9 e raggruppa 24 comuni, gli ex 20 comuni della Valle Seriana Superiore e della Val di Scalve. Chi decide le politiche sociali? L'indirizzo programmatorio lo fa l'assemblea dei sindaci, quindi tutti i sindaci che costituiscono l'ambito, e 10 anni fa i sindaci decisero che l'ente capofila doveva essere Comunità Montana, non a caso un ente sovraccomunale, e l'ente gestore, e quindi il braccio operativo, Comunità Montana, di volta in volta lo poteva affidare o tenerlo al proprio interno o affidarlo a società, operatori esterni, leggasi in questo caso le cooperative. Intervengo, mi perdono Moioli, allora era una comunità montana con consiglieri di maggioranza e minoranza, diversa dall'attuale con solo primi cittadini, giusto? Certo, poi la riforma degli enti locali, nella fattispecie di Comunità Montana, ha posto dentro la Comunità Montana esclusivamente le persone nella figura del sindaco. La Comunità Montana in questi 10 anni ha strutturato una serie di servizi su decisione ovviamente dell'Assemblea sempre condivisa. Questi servizi che si chiamano politiche sociali sono in parte prettamente sociali, in parte sociosanitari, e quando questi servizi sono sociosanitari si chiama in causa come corresponsabilità o come cofinanziamento ovviamente anche l'azienda sanitaria locale. Teniamo conto che quando prima le organizzazioni sindacali paventavano forte preoccupazioni naturalmente per quanto concerne i lavoratori,
attorno ai servizi sociali si è sviluppato in questi 10 anni una coprogettazione che ha chiamato in causa appunto il terzo settore, che ha garantito, a mio giudizio, le migliori prestazioni a condizioni anche economiche estremamente vantaggiose. Ciò non toglie nulla al fatto che alcuni comuni, nella fattispecie il comune di Clusone, che aveva una sua società, ha potuto comunque gestire i servizi in parte in proprio, in parte invece associato con Comunità Montana, dando a Comunità Montana, come gli altri comuni, la delega perché si facesse proponente e attuatore di questi servizi. Allora, continuiamo con Locatelli. Abbiamo parlato di questa coprogettazione introducendo anche un altro soggetto, il terzo settore. Dovremmo anche spiegarci, e vogliamo riferire al mondo delle associazioni che operano in questo settore, giusto? La coprogettazione non è un'invenzione che nasce a Clusone, ma è una delibera che nasce nella regione Lombardia, nel quale che comunque nella provincia di Bergamo crediamo nell'importanza della coprogettazione, e fino adesso tramite la coprogettazione in diversi comuni c'è l'associazione cooperativa e servizi sociali, perché tramite la coprogettazione si possono introdurre innovazioni in questo settore che nascono proprio dalle persone che ci lavorano. Pessina vuole integrare qualcosa? Sì, penso che intanto i servizi sociali sono strutturati su 3 livelli. Uno è la questione dell'ente pubblico capofila che ha il compito di dare le direttive. In questo caso, e deve essere necessariamente un ente pubblico, in questo caso era stata individuata all'allora Comunità Montana della Valle Seriana Superiore, l'ambito coinvolgeva le 2 comunità montane. Poi abbiamo i gestori dei servizi, e in questo caso ci può essere l'ente pubblico, ma anche diversi soggetti, diverse modalità. La coprogettazione è una modalità, nel senso che non tutti i servizi qui sono gestiti in coprogettazione, non tutti i servizi sociali, abbiamo forme diverse di gestione. La coprogettazione è una di queste, e riguarda una parte dei servizi, riguarda una parte dei comuni, perché non riguarda tutti i 24 comuni dell'ambito, nel senso che i comuni della Val di Scalve hanno una gestione loro. Ovviamente adesso non bisogna essere innamorati di una formula, bisogna capire quella formula cosa dà. Sicuramente la Comunità Montana, essendo già una unione di comuni, era secondo me l'ente migliore come ente capofila. A maggior ragione in questo periodo che tutti gli enti locali sono soggetti a trasformazione, forse aspettare un attimo per vedere come si sarebbero unificate le funzioni dei comuni, unificati addirittura gli stessi comuni, avrebbe consentito magari una scelta più ponderata tra un attimo. Qui si abbandona davvero un percorso che era collaudato e si va verso una soluzione che non è stata chiarita, perché gli interlocutori che abbiamo visto, cioè l'amministrazione comunale di Clusone, l'assemblea dei sindaci, la stessa Comunità Montana, alcuni sindaci della zona non hanno saputo chiarire, e quindi c'è una carenza di attenzione nel momento in cui hanno preso la decisione dove si vuole arrivare. Poi le formule di gestione le vedremo. Ecco Moglione, ma come si è arrivati e perché si è arrivati a questa decisione di modificare la gestione dei servizi sociali andando alla ricerca di un nuovo ente gestore? Ma forse questo è, diciamo così, l'enigma che non si è ancora chiarito. Se noi pensiamo che l'assemblea che decide delle politiche sociali è costituita dai soli sindaci, quindi da 24 sindaci, che il direttivo di Comunità Montana è costituito da soli sindaci, allora gli stessi sindaci che sono in Comunità Montana, ente che gestiva i servizi, oggi decidono di togliere a Comunità Montana, cioè a se stessi, questo servizio, per metterlo in capo ad un altro soggetto. È come se sostanzialmente si dicesse: no, noi non siamo capaci di indicare le politiche sociali, o viceversa, di controllare ciò che si fa all'interno del nostro ente.
Premesso che io, per il tempo che sono stato in comunità montana, per il breve tempo, non ho fatto altro che stimare il lavoro che veniva fatto dai soggetti comunità montana e dai soggetti che collaboravano in comunità montana, considerata la delicatezza dell'argomento e la delicatezza e la fragilità delle persone alle quali le politiche sociali sono rivolte. Perché sarebbe interessante spiegare allo spettatore chi sono i soggetti ai quali va questo servizio. Oggi i sindaci decidono no, non comunità montana, cioè autodenunciano sostanzialmente se stessi. Vanno alla ricerca di un soggetto altro, si era detto l'unione dei comuni, poi un altro comune, poi finalmente individuano il comune di Clusone. Ma perché si individua il comune di Clusone? Perché il comune di Clusone, unico sul territorio, ha una sua società, Sant'Andrea SRL, per la quale era in corso nel frattempo la trasformazione in Fondazione Onlus, Fondazione di Partecipazione. E ci poteva stare se tutti i comuni poi entravano nel capitale della Fondazione partecipando in proprio. Ma qui i sindaci hanno preso una decisione tanto affrettata da dimenticare che il comune di Clusone non può trasferire in fondazione i servizi, quindi farebbe il capofila, ma per metterli ancora sul mercato, perché la sua società, o meglio la società che doveva essere dei 24 comuni, alla fine non può fare questo servizio. Aggiungo la preoccupazione di questi ultimi giorni, che forse anche l'applicazione della spending review nel suo decreto attuativo potrebbe addirittura togliere l'unilateralità della futura fondazione alla gestione di quei servizi e quindi li dovrebbe probabilmente mettere sul mercato anche lei. Ma capite in che situazione ci siamo messi? Ancora una volta, e non è la prima volta, dico, siamo di fronte a un'amministrazione che ha un po' pasticciato. Ci poteva star bene la prima parte, ma se oggi il quadro normativo in 6 mesi è mutato, bisogna subito tornare in comunità montana, bisogna subito richiamare a un tavolo di contrattazione le cooperative che sono state disdettate nel frattempo, ma fra 2 mesi e mezzo, signori, il servizio deve ripartire, perché comunità montana termina il 31 dicembre. Quindi i servizi attualmente sono gestiti fino a quale data? Al 31-12. 31-12. Chiedo, ma supplico i sindaci che si riuniscano e tornino velocemente in comunità montana e ripensino a questa decisione. Pessina, vuole aggiungere qualcosa? Sì, c'è da aggiungere che ovviamente la comunità montana, nel momento in cui gli è stata revocata la delega, non ha potuto far altro che disdettare i contratti che aveva in essere, se no avrebbe dovuto pagare dei servizi che non poteva più avere finanziato. Ed è del tutto evidente che serve trovare una soluzione rapidamente, perché non si possono sospendere i servizi sociali che sono rivolti a minori, disabili. Ecco, ma parliamo proprio anche di questi servizi. Di cosa parliamo, stiamo parlando? Parliamo dell'assistenza scolastica per i ragazzi con difficoltà, parliamo dei disabili, parliamo degli anziani in difficoltà, del servizio domiciliare per gli anziani, il SAD, parliamo quindi di servizi rivolti ai cittadini più fragili, ed è del tutto evidente che non si può, nel mentre ci si pensa, sospendere i servizi. Consideriamo che una parte rilevante di questi servizi sono rivolti appunto al supporto scolastico, e quindi il 31 dicembre è anche vero che è la fine dell'anno, ma non è la fine dell'anno scolastico, e quindi una continuità in quel servizio è fondamentale, cioè non si può cambiare chi supporta i ragazzini, perché la qualità del servizio è data dalla qualità della persona, ma anche dalla continuità della persona che segue un ragazzino. Ora, è del tutto evidente che tutte queste valutazioni devono essere fatte a monte della decisione di revocare il soggetto, perché bisognava arrivare avendo fatto una valutazione, avendo fatto una comparazione degli effetti e dei benefici di un'altra soluzione e avendo quindi pronto una soluzione, cioè la decisione deve essere maturata dopo che questa valutazione era stata compiuta. Qui, ahimè, questo è abbastanza evidente, non ci troviamo in queste condizioni. Dopodiché anch'io riscontro il pasticcio sulle soluzioni, perché che la SRL del Comune di Clusone, la Sant'Andrea, non potesse
prendere in house, quindi senza una gara d'appalto, questi servizi era noto e non c'è stata modifica legislativa, era già noto. Era già noto da una legge, sì, magari. D'altra parte è la stessa ragione per cui quando fu istituita la SRL che prese la gestione della casa di riposo di Ponte San Pietro, poi dovette lasciarla perché non poteva avere un affidamento fuori dal territorio di Clusone. Quindi questa vicenda era notissima e se non era nota è una grave carenza. A maggior ragione se l'SRL si tramuta in fondazione, per cui non potrà più essere affidato in house niente, neanche dal Comune di Clusone. Cioè. Quindi se questa era la ragione, se questa è veramente la ragione, allora le carenze conoscitive a monte sono molto gravi. Locatelli, quindi serve una decisione anche rapida, non si può aspettare? Beh, la CISL chiede che ci vengano date, i comuni dicano che cosa vogliono fare, a chi, come vogliono procedere e che cosa succederà dal 1 gennaio. Perché sicuramente dal 1 gennaio ad oggi noi sappiamo che i dipendenti o le cooperative cesseranno la loro attività. Dovremmo impegnarci a fare in modo che questa cosa non avvenga, però le decisioni devono essere prese dalle amministrazioni comunali. Perfetto, ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma torniamo subito, a tra poco. Rieccoci in onda, stiamo tentando di capire come sta evolvendo la gestione dei servizi sociali in Alta Valle Seriana e Valle di Scalve. Vorrei continuare con Locatelli e Pessina, quindi con la rappresentanza sindacale della CISL e della CGIL. Locatelli, rimane però il problema occupazionale, non da poco. C'è un problema occupazionale senz'altro, perché finché non si sa cosa succede, non si sa neanche sotto che forma verranno assunte o se riassunte gli attuali dipendenti. È ovvio che il lavoro nostro, ripeto, è quello di garantire l'occupazione. Nelle prime assemblee fatte con i lavoratori la preoccupazione è emersa, perché comunque i lavoratori sanno cosa sta accadendo, ma non gli è ancora chiaro, come non è chiaro a noi, le decisioni concrete. Quindi anche se c'è la volontà di mantenere la qualità, il servizio in essere, però capisco anche che se mi metto nei panni dei lavoratori, sapere che sto fornendo un servizio che al 31-12 muterà è anche un grande sforzo da parte loro, è un grande onore da parte loro farlo con diligenza e con fino all'ultimo giorno, anche cioè, poi, non sapendo cosa succederà dopo. Pessina? Sì, penso che per il sindacato gli obiettivi in questa vicenda siano fondamentalmente due. Uno è garantire i servizi per i cittadini che ne usufruiscono, perché appunto cittadini che ne hanno bisogno, perché sono i più fragili. Due, garantire l'occupazione e della buona occupazione per i dipendenti che ci operano. Poi si può variare le formule, ma questi due obiettivi devono essere salvaguardati. Ora, del tutto evidente che le modalità con cui i sindaci decideranno influiranno su questi due obiettivi. Io credo che noi dobbiamo cercare di garantire in tutti i modi che i cittadini abbiano almeno gli stessi servizi, alle stesse condizioni e contribuendo, perché c'è una quota con cui comunque il cittadino contribuisce di suo, non per cifre maggiori. I lavoratori abbiano da trarre da questo lavoro almeno lo stesso che ci traggono adesso, lavorando nelle medesime condizioni. Credo che questo sia, anche perché adesso, diciamolo chiaramente, questi lavoratori che operano in questi servizi non sono particolarmente settori ricchi, fanno un lavoro prezioso e importante, che può dare soddisfazioni ma che dà anche tanta fatica, e hanno livelli salariali mediamente bassi. Pensare di lucrare su queste condizioni io credo che sia impensabile, pena uno scadimento della qualità dei servizi, perché se la gente ha condizioni che peggiorano rispetto alle condizioni già difficili, penso che scapperà da questi servizi per fare lavori magari meno soddisfacenti dal punto anche del risultato personale nell'aiutare queste persone, che però diano condizioni di vita un po' più accettabili.
Poi dovremmo comunque parlare anche di quello che potrebbe essere il futuro di un ente come la Comunità Montana. Non è detto che il governo decida di far sopravvivere tutti quegli enti intermedi che ci sono sul nostro territorio e quindi anche le comunità montane possono arrivare ad una soppressione. Per ora non c'è niente di definito, però questo quadro di spending review e tagli potrebbe succedere che un giorno questo ente comunale, sovracomunale, venga definito come superfluo. Allora? Ma tutto può succedere un giorno. Non sappiamo qual è quel giorno. Certo è che quel giorno è sempre più vicino se i sindaci della montagna faranno nulla per tutelare la montagna. Le elenco ciò che questa montagna ha perso: pacate, la caserma della forestale, il tribunale. Alcuni sindaci si sono dichiarati contro il tribunale. È ovvio che chi amministra deve in primis essere a difesa della montagna e dei suoi servizi. È chiaro anche che dopo la comunità montana ci sarà sempre un ente sovracomunale. Ci sarà l'unione dei comuni, ci sarà qualcosa per cui domani decideremo. L'oggi ci dice che stiamo compromettendo non poco i servizi e legittimamente le organizzazioni sono preoccupate per la qualità dei servizi e dei lavoratori. Mi sia permesso dare un dato per capire cos'è il finanziamento che deriva dalle politiche regionali e nazionali per la provincia di Bergamo. Il dato, lo recupero da documenti ufficiali, è del 2010, ma dal 2004 al 2010 siamo passati da 89 milioni e 942 mila a 130 milioni 351. Significa che c'è un volume, no, di contributi che insieme al contributo del soggetto qualificano questi servizi. Significa che sono servizi estremamente importanti, non sostituibili se andiamo a pensare a questo volume. Ciò detto, io so cosa ha in mente qualcuno, perché l'ha anche dichiarato, che non preoccupatevi, si andrà eventualmente alla voucherizzazione, cioè a monetizzare quel qualcuno. Ecco, spieghiamo esattamente che cos'è questa voucherizzazione. Il soggetto o la famiglia del soggetto fragile, portatore d'handicap, l'anziano non autosufficiente, riceverà l'equivalente di quel un buono che può andare a spendere dove vuole. Okay? Quindi viene anche stabilito un prezzo a questo poi servizio. Poi preciseranno meglio loro. Io però, proprio per stare sul tema, vorrei leggere velocemente ciò che l'Assemblea dei Sindaci a livello provinciale ha scritto in tema di voucherizzazione, ricordando ai telespettatori che non più tardi di una settimana fa o di 15 giorni fa l'Assemblea dei Sindaci della Val Brembana si è pronunciata contro, che oggi su un giornale provinciale anche le organizzazioni sindacali si sono pronunciate contro. E poi le sentiremo. E che l'Assemblea dei Sindaci, in un documento che è poi il piano di zona 2012-2014, a pagina 17, tra le criticità così scrivono e approvano. Per la voucherizzazione dei servizi è utile considerare che tale prospettiva, finora marginalmente introdotta nel nostro sistema di interventi in ambito sociosanitario, deve imporre un forte ripensamento delle modalità e del ruolo dei nostri attori. È ovvio, infatti, che una simile scelta presuppone che il nostro territorio sia funzionalmente predisposto e preparato. Si passa da una logica di scelte indotte a una logica di mercato aperto, dove è il possessore del voucher che decide dove, da chi, per che cosa spendere il suo voucher. Mi fermo con una considerazione: che se io abitassi a Bergamo potrei anche non essere particolarmente preoccupato del fatto che, invece che individuare la comunità montana di Bergamo, in questo caso il comune di Bergamo, il soggetto, vado io a chiederlo, no, perché so dove andare. Ma se mi devo muovere da Lizzola o da Azzone per spendere il mio voucher, ma mi sapete dire dove posso andare? Allora, se lo scenario del dopodomani, il futuro anteriore, lo scriveremo
Il futuro immediato è questo e presuppone che davvero su questa decisione si metta il punto fermo e si torni a ripensare che il primo di gennaio i servizi nel limite del possibile tornino alla vecchia gestione, che è anche la miglior gestione possibile. Locatelli, già Muioli diceva che oggi il mondo sindacale si è espresso anche tramite stampa contro la voucherizzazione. Non è ideologicamente contro la voucherizzazione, e bisogna discuterne, bisogna capire. Muioli ha detto una cosa interessante, bisogna vedere dove e come viene applicata la voucherizzazione. Sicuramente a Bergamo c'è forse meno problematica che nella Val Seriana. Per esempio, uno dei costi che incide parecchio sui servizi sociali sono gli spostamenti. A Val Seriana una persona, un operatore che opera nella Val Seriana può fare anche quasi 1.000 chilometri al mese, che tra l'altro in rimborsi chilometrici sono parecchi soldi. Se io metto una concorrenza a livello della Val Seriana, significa che non c'è più un coordinamento generale di tutta la valle, ma se vado verso la voucherizzazione, ogni concorrente cercherà di portarsi a casa io lo chiamo cliente, ma magari un termine un po' riduttivo, utente è sicuramente più però era per dare l'idea, perché sicuramente stiamo parlando di persone e quindi di utenti. Ma io che vado a spendere il mio voucher posso scegliere anche uno che mi fornisce un servizio dall'inizio della valle, quindi caricargli dei costi le persone che poi si devono spostare, esatto, per raggiungere oppure vengono tolti sulla qualità del servizio. Quindi non vorrei trarre conclusioni, però le preoccupazioni sono queste. Quindi si entrerebbe in una logica di mercato all'interno del mondo dei servizi sociali, si andrebbe anche al ribasso, dove ci sarebbero dinamiche c'è di questo tipo. La persona che ha bisogno di servizi, non quello che deve andare a comprare la macchina, allora è libero di scegliere di andare a fare come vuole. Qui stiamo parlando di anziani, che non è che è facile che si spostino, anzi, il SAD, che è il servizio domiciliare, l'anziano manco si può spostare da casa sua, per cui deve essere il servizio che entra in casa sua. Pessina? Sì, no, tanto precisiamo che le organizzazioni sindacali in provincia di Bergamo, insieme a una trentina di altre associazioni di volontariato laiche e religiose, alle associazioni dei diciamo così datori di lavoro, quindi a Conf Cooperative, Lega Cooperative, ma anche case di riposo di nuovo laiche e religiose, per la verità da luglio ha costruito un documento di fortissima critica al documento della Regione Lombardia sul nuovo patto per welfare, che al suo interno, non solo, ma al suo interno, una voucherizzazione spinta dei servizi sociali. E per la verità, adesso dobbiamo essere onesti, mentre i soggetti sociali su questo documento hanno lavorato, si sono incontrati, hanno prodotto un documento, a luglio l'hanno portato alla stampa, a settembre l'hanno portato nell'incontro con l'assessorato regionale fatto a Bergamo, le amministrazioni locali sono state molto, 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 molto caute. Tant'è che anche nell'incontro fatto a Bergamo il documento fu presentato da un portavoce di tutto questo associazionismo, che sono 27-28 associazioni, mentre gli amministratori locali sono stati assolutamente cauti. Ci ha fatto piacere sicuramente perché è il primo ambito in cui i sindaci della comunità della Valle Brembana hanno aderito al documento, perché hanno dichiarato di aderire al documento fatto dalle associazioni, dalle varie associazioni sindacali, ma non solo sindacali, ripeto, e hanno smosso, secondo me, una situazione di inerzia delle amministrazioni. Certo è che è difficile capire perché la Val Brembana fa questa valutazione e la Val Seriana fa la valutazione esattamente rovesciata, se non è motivata da una motivazione ideologica. E questo è, secondo me, sbagliato, perché il voucher è uno strumento e come tale va giudicato. Può andare bene per alcuni servizi e meno bene per altri. Può andare bene in alcuni contesti, meno bene in altri contesti. È del tutto evidente che in un contesto in cui le distanze sono enormi, i soggetti, grazie al cielo, non sono moltissimi, e quindi ovviamente bisogna curare un soggetto in un comune e magari un altro soggetto in un altro comune distante 20 chilometri, la voucherizzazione di alcuni servizi è molto più problematica che non a Bergamo, ma a Milano,
perché ovviamente Milano più soggetti erogatori, più soggetti che hanno necessità. Qui io credo che sia un problema. Dopodiché c'è anche una valutazione sul fatto che la voucherizzazione mette un tetto di rimborso. Il mancante a quel tetto sta in capo al soggetto e quindi noi ci potremmo ritrovare anche in una situazione a diritti variabili, perché se la mia capacità di cittadino a contribuire a quel servizio è maggiore, potrò avere la voucherizzazione che mi copre un pezzo e il mio contributo più elevato che mi copre un altro pezzo. Ecco, introdurre in questi servizi una variabile determinata dalla tua capacità economica è, secondo me, in questo caso ideologicamente sbagliato. Siamo in conclusione di questo blocco, giusto un ultimo giro di interventi per avere l'ultima voce. Moioli, quindi concludendo, bisogna arrivare rapidamente ad una scelta e bisogna guardare bene la voucherizzazione. Allora, che sia inevitabile ripensare questa scelta è fuori di dubbio, ma aggiungo ad esclusivo servizio dell'assessore al bilancio del Comune di Clusone che si ricordi che qua, se il Comune di Clusone decidesse di perseguire questa strada, andrà a un'anticipazione di cassa insostenibile per il bilancio del Comune di Clusone. Altro motivo, ma non è il motivo più importante, ma certamente per il Comune di Clusone è importante, che il Comune non può fare neanche il capofila. Mi auguro, in un ripensamento, è disponibile anche a confrontarmi con altri soggetti. Pessina? Ma io chiuderei davvero con una battuta. Prima che un ripensamento della decisione, sarebbe utile che ci motivassero la decisione, in modo da poter poi chiedere un ripensamento della decisione stessa. Locatelli? Io volevo chiudere dicendo che è giusto ragionare anche di un contributo da parte di chi utilizza i servizi, ma teniamoci presente che la persona deve essere al centro di tutto. Benissimo, perfetto. Noi ringraziamo i nostri ospiti in studio, ci fermiamo per una breve interruzione pubblicitaria, ma poi riprendiamo con Bergamo Scienza. A tra poco.